Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, buon lunedì e bentornati sul mio canale. Allora, oggi parliamo di un po' di argomenti per il semplice fatto che è il post Udinese Inter 0202 per chi chiama da fuori Milano, come il video di ieri sera, andatevelo a vedere che l'ho messo fuori tardissimo, quindi tanti di voi non sono ancora riusciti a vederlo, penso. Non lo so perché non è che vado a vedere ogni 5 minuti, ci mancherebbe altro. Però oggi gli argomenti sono molteplici, quindi iniziamo un attimo dalla nostra Inter. Quindi iniziamo a parlare di Eriksen, di Vecino e di Espositino. Allora, prima di tutto un chiarimento, io assolutamente, se qualcuno, non penso neanche che vi riferite a me quando parlate di Esposito, che è assurdo non aspettarlo e tutto, sono io il primo molto d'accordo con questo tipo di ragionamento. Esposito è un patrimonio non dell'Inter, ma è un patrimonio del calcio italiano, perché è veramente un vero e proprio predestinato. Quindi, e si vede, perché io mi sono limitato a dire che la prestazione di ieri a me non mi ha finito di piacere, perché l'ho divisa tra la poca lucidità al tiro con un grandissimo sacrificio e comunque delle belle giocate, perché lui gioca molto bene a pallone. Il ragazzo, secondo me, ha bisogno di giocare quando tornerà Lautaro Martinez con Lukaku e Lautaro. Non avrà tantissime occasioni se Sanchez riprende la forma, però mi piacerebbe comunque vederlo più sicuro. Questo era il messaggio che volevo fare passare, anche perché in partitella tiri come quelli che li vedo sbagliare, ma non solo ieri, ma in generale quando la colpisce male, quello secondo me, quelle sono situazioni dettate e figlie di una mancanza di tranquillità. Ecco, solamente questo volevo comunicare, ma ci mancherebbe. Anzi, guai a criticare Esposito, guai, perché è un 2002 e è bravissimo. E poi è anche un bravo ragazzo, simpatico, interista, cosa fondamentale, fondamentale. Quindi non si può criticare un ragazzo del genere. Io vorrei salutare un ragazzo che mi ha commentato, scusami ma non mi ricordo il nome per il semplice fatto che non ho il tempo di andare a riprenderlo, però nel prossimo video ti saluto volentieri, perché ti voglio ringraziare per il commento dove dice che è veramente molto bello, dove dice che ci vorrebbe una sorta di patentino per essere interista, perché non si può criticare Esposito e non si può assolutamente criticare un giocatore come Eriksen dopo 70 minuti. E il tuo commento mi ha fatto sorridere per il semplice fatto che io sono d'accordissimo con te. Essere interista è una cosa più profonda da il giudicare a sprombattuta e aspettare ogni minimo evento negativo, anche se piccolo, per andare a sfogarsi. Quindi io sono il primo che ha sempre fatto questi ragionamenti e condivido e accolgo con piacere commenti come questo. Veramente bravo, bravo, bravo. D'accordissimo con te. Veniamo a Eriksen, e è assurdo quello che comunque ho sentito in televisione ieri. Poi qualcuno di voi mi dice: no, ma guarda che non dappertutto è stato criticato, e ci mancherebbe altro, perché chi critica un giocatore dopo 70 minuti e dopo 6 giorni che è in Italia, la figura la fa lui, non certo il giocatore. Che adesso vi voglio ricordare che c'era gente che criticava fino a poco tempo fa Lukaku. La cosa triste è che io parlo in generale di TV e stampa, ma qui la parte grave è la parte interista. Sono i nostri fratelli interisti che hanno il coraggio di criticare un giocatore come Eriksen dopo 70 minuti di gioco, hanno il coraggio di criticare un giocatore come Esposito. Io mi limito all'oggettività e mi limito solamente a dire: signori cari, Esposito
lasciatelo proprio stare, anche perché poi avesse giocato, non è giocato da 4, non ha giocato da 4, non è lucido quando va al tiro, perché? Perché comunque rispetto a campionato primavera e i ritmi delle amichevoli estivi e i ritmi degli allenamenti, qua i difensori ti danno meno secondi, devi subito tirare, e quindi è una cosa che gli verrà, e quando gli verrà sboccerà molto 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 presto questo ragazzo, quindi ne sono arci sicuro. Poi veniamo a Vessino, ecco, io critico Vessino, io non critico Vessino per scarso impegno, assolutamente, dico semplicemente quello che vedo, esattamente come ho fatto con Esposito ieri, cioè secondo me se fossi stato preposto a dare una valutazione, ma visto che non sono nessuno mi obbliga a fare le pagelle, ho già spiegato che non sono nessuno per farle, ecco perché non le faccio, però se mi chiedete ti è piaciuta la prova di Esposito, io sono anche libero di dirvi ti voglio un bene dell'anima, lo aspetto tutta la vita, però ieri non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto perché è poco tranquillo, ma assolutamente, cioè non è assolutamente giocato male, anzi, però ho detto quando è entrato Sanchez, vuoi Brozovic in cabina di regia, vuoi che a centrocampo eravamo messi come abbiamo giocato sempre, quindi è cambiata la partita soprattutto per quello, però comunque è oggettivo dire che ragazzi il Sanchez di ieri sera, che non ha sbagliato nulla e ha fatto in 20 minuti un palo, azioni personali, ha provocato il rigore, e insomma ha fatto una prestazione ben diversa rispetto alla prestazione di Esposito. Questo concedetemelo, perché è anche bello esprimere le proprie opinioni, e assolutamente lungi da me andare a sparare alle minime prestazioni negative, anzi ho aperto il canale proprio per fare l'opposto. Su Vessino vi dico la verità, io penso che Vessino, tanti di voi anche qua mi dicono no, ieri Sergio guarda che si è dannato l'anima, ma ci manca solo che non si danno l'anima ragazzi, cioè con tutti i soldi che prendono la maglia deve essere sudata, ma per anche una questione di etica. C'è gente che guadagna 1000 euro al mese e si spacca la schiena tutti i giorni, e se non lavora più che bene piglia anche le lettere di richiamo, quindi voglio vedere che ci siano giocatori che non sudano la maglia e fanno i lazzaroni. Non è il caso di Vessino, anzi Vessino ha una gara fantastica, ha una gara tutta sudamericana, per l'amor di Dio. Dico solo che secondo me sul centro-destra, sul nostro centrodestra, quindi sul centro-sinistra dell'Udinese, noi abbiamo avuto tantissimi problemi, e il problema vero non è l'esterno o il quinto, ma è perché erano poco supportati, mi riferisco a Moses, da comunque il centrocampo. E questo l'ha detto anche Bergamo, infatti gli ho mandato un messaggio a Fabio e ho detto Fabio, guarda, sono veramente d'accordo con quello che hai detto, perché è nel mio piccolo quello che ho cercato di spiegare io ieri nel mio video, né più e né meno. Da Vessino, purtroppo, con questo centrocampo, ragazzi, non ci si può aspettare quello che ci meriteremmo in un Inter, mi capite? Poi, per l'amor di Dio, gli inserimenti in area di rigore, è fantastico, quindi ci si può lavorare, può migliorare tutto, però a me continua a non piacere, io cosa vi devo dire, è la verità, io il centrocampo che voglio vedere è ben diverso. Poi a breve faremo un video con l'amico Davide, che è un ex addetto ai lavori, quindi è un mister, parleremo sia di giovani che comunque di assetto tattico, e cercherà di spiegarci un attimino la sua visione tattica di ieri, anche perché ieri si è visto un cambio modulo all'inizio della partita, e poi quando si è ritornati al classico 3-5-2 l'Inter ha iniziato a macinare e non abbiamo più subito Fofana e Xana, che li abbiamo fatti diventare dei fenomeni. Quindi con questo
Onori all'Inter, onori a Conte, vincere a Udine non è mai stato facile, Udine per i nostri colori è sempre stato un campo veramente ostico, quindi onore ai ragazzi, giustamente ricordiamo che mai nessuno aveva fatto bene finora come Conte in trasferta, quindi bravissimi a tutti e continuiamo a incitare i ragazzi, ma ci mancherebbe, non critichiamoli per ogni cavolata. Poi quando sentite che criticano Eriksen, vabbè, ma fategli anche un sorriso, a me fanno tenerezza. Le persone che mi iniziano a dire che Eriksen ha sbagliato anche passaggi facili e quindi va attaccato perché non è nessuno per non essere attaccato, io rispetto l'opinione degli altri, però mi viene da sorridere perché se sono così peculiari nelle disamine delle prestazioni dei nostri ragazzi e non guardano a casa loro, vuol dire che a casa loro non gli piace proprio tutto di casa loro. Io invece guardo a casa mia perché mi piace proprio tanto casa mia, mi piace la mia casa nero-blu da matti, quindi a me degli altri mi interessa ben poco, anche perché guardare comunque certe squadre mi fa salire solo un grandissimo nervoso. Poi a fine video parliamo proprio brevemente di questo commisso, che oggi è la giornata dell'attacco frontale a commisso. Allora, commisso, io devo dire solo una cosa, che quando parla di Inter-Fiorentina dovrebbe parlare anche del gol di Casares che era da annullare, poi può parlare di Inter-Fiorentina. Ma più che di commisso, e qua mi riallaccio al solito discorso che faccio io, relativo alla tecnologia. C'è la tecnologia, signori cari, usiamola la tecnologia. Quindi anche il signor Rizzoli, come giustamente sostiene Fabio Bergomi da una vita, e io sostengo nel mio piccolo la stessa cosa, ecco perché lo cito, è assurdo che si debba arrivare sempre alla polemica, perché in Italia è così, no? Noi dobbiamo aspettare il disastro e poi per poi trovare il rimedio. Quella stessa cosa, ragazzi cari. Cioè, allora, il VAR il primo anno era da modificare, perché in effetti si perdeva troppo tempo, per l'amor di Dio. Però il giudizio finale era comunque, dava più tranquillità al tifoso. E ci sono comunque situazioni dove non si riesce mai a capire questo due pesi, due misure. Quindi facciamo una cosa, visto che sarà sempre così, e poi il campionato quando volgerà alle battute finali, le partite saranno ancora più importanti, più pesanti, scusatemi, e comunque ancora più combattute, e si giocherà qualcosa a quel punto. Ragazzi, dobbiamo aspettare la fine del campionato per andare a fare le solite polemiche e i soliti disastri che vengono fuori, o si può capire di dare un attimino meno importanza agli arbitri o quantomeno esortare a stessi pesi e stesse misure? È così improponibile una cosa del genere anche se siamo in Italia? Non penso proprio. Noi chiediamo solo uguaglianza di giudizio, cosa che io personalmente non sto vedendo assolutamente. Chiariamo bene, signor Rizzoli, il VAR obblighiamo a vederlo? Obblighiamo a vedere il VAR, non che a volte lo guardo, a volte non lo guardo. No, andiamo a capire, perché sennò togliamo la tecnologia, ragazzi, così almeno continuiamo a fare le solite polemiche, perché tanto in Italia piacciono le polemiche, si fanno polemiche per ogni cosa, e continuiamo così. Mi sembra veramente assurdo, perché comunque adesso commisso ha sbottato ieri, ma da una certa parte mi fa anche piacere abbia sbottato, che poi possa condividere o meno la sua esternazione, perché non la condivido assolutamente appieno, anche perché parla di Inter-Fiorentina e non menziona che il gol di Casares assolutamente era da annullare, quindi le cose vanno dette anche tutte, no, fino in fondo, non bisogna prendere solo l'aspetto a favore e mettere in risalto quello. Detto questo, io la partita
non riesco a pronunciare, della squadra che ha giocato in casa contro la Fiorentina ieri, non l'ho guardata. Io dopo Atalanta e quella squadra lì non guardo più quella squadra perché mi innervosisco. Comunque io vi dico, non ho visto la partita, mi hanno detto che la Fiorentina ha messo molto in difficoltà, l'ha messa veramente in difficoltà. E comunque, allora, sul primo rigore assegnato, dai, lo dico alla Juventus, ma se le regole sono queste, sono assurde, però io il rigore di Juve Fiorentina, io il primo l'avrei fischiato, perché ho visto giusto gli episodi del rigore e basta, perché ho visto quelli di sfuggita. Poi per il resto poco mi importa, poco mi importa, non mi importa proprio niente. Perché? Perché noi per vincere dobbiamo stravincere ogni stagione. Noi per vincere, l'Inter è una squadra eletta, gli eletti non devono vincere basta, non devono stravincere, perché noi giochiamo sempre contro tutto e tutti, perché con noi le peculiarità sono all'ordine del giorno, con noi la precisione è all'ordine del giorno. Ogni gol che fa l'Inter andiamo e blocchiamo la partita per il VAR, e la blocchiamo per 4-5 minuti, perché bisogna essere arci certi di non fare un favore all'Inter, perché se no poi chissà cosa ci succede. Perché questo è quello che io penso, perché ormai, cioè, com'è che ogni volta il VAR contro di noi lo usano sempre? È giusto, usatelo, però usatelo anche per gli altri. La legge deve essere uguale per tutti, questo è il mio discorso, questo è il mio discorso. E la partita di ieri, io quando sento l'interista che continua con la partita di ieri della Juve, onestamente mi dà anche un po' fastidio. Io parlo della mia Inter, basta ragazzi, smettiamola di parlare degli arbitri, perché tanto non diciamo niente di nuovo. Gli occhi non è che ce l'hanno gli anti-juventini, ok? Ce l'hanno tutti gli occhi, tutti vedono quello che accade, però onestamente quello che è successo ieri, rispetto a quello che ho visto contro l'Atalanta, contro il Bologna, posso andare avanti da qua a questa sera, è anche marginale. Ho visto molto di peggio. Quindi noi pensiamo alla nostra Inter, pensiamo a difendere la nostra Inter, sbattiamocene di quello che è successo ieri. Commisso, da una parte ci hai fatto un favore perché ti sei esposto, e se Rizzoli non risolve la situazione a tempi brevi, altra gente prima o poi sbotterà per forza. Però comunque, con questo ragazzi, guardiamo in casa nostra. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo questa sera in radio su Radio Playtime dalle ore 20 alle ore 22, il calcio nel tubo come ogni lunedì, soliti ospiti, si farà un punto Milan, si farà un punto Inter, un punto extra perché c'è sempre il punto Lazio, perché a questo punto la Lazio, soprattutto dopo comunque le ultime vicissitudini, quindi l'uscita dalla Coppa Italia, la Coppa UEFA, ormai non è che fa paura e basta, punta deciso al campionato e gioca veramente bene. Complimenti gemellati laziali. Quindi a questo punto qui io vi rimando a questa sera su Radio Playtime, seguitela sui social, poi avrete tutti i riferimenti su tutti i miei social e su quelli di chi interviene, quindi Alex Arestelli, Dario Calvi, Sergio De Prof, mio fratellino, Lollo, Catto, e poi c'è una grossissima sorpresa per le 21:30. Ragazzi, io vi saluto, vi do un grosso bacione a tutti di Milano, il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Vevvero bene a tutti, forza Inter!